andiamo a pulire. È una minima parte che non abbiamo alzato tanto la rasatura. Magari più avanti se il caso persiste. Comunque la prima meta di taglio un po' lungo cosa sarebbe? Cosa? Primo obiettivo di taglio lungo, fai crescere quelli sopra, fare tipo caschetto. Vabbè sì, diciamo che io dico su di lei il taglio che rende di più in assoluto è quello che abbiamo fatto il primo, quando siamo passati dal lungo, il secondo, da lungo lungo a quando aveva il caschetto questa altezza, sì, nuca rasata e simmetricamente è quello che sul suo viso rende di più in assoluto, rimanendo su una cosa diciamo corta ma non cortissima e particolare anche a livello di femminilità, gli addolcisce i lineamenti, come sempre le esagerazioni, cioè la rasatura carina totale eccetera eccetera, ma non è un look, è un, è un trick, quello, una cosa esteticamente è uno sfizio, non ha delle valenze particolari. O anche i vari passaggi quando abbiamo fatto metà testa rasata e metà con la lunghezza all'orecchio, sono dei divertimenti, sono delle divagazioni, ma non può essere considerato un look permanente tutti i giorni. Infatti l'ha tenuto due giorni, un giorno. Sono esperimenti, sono divertimenti, sono dei giochi. La dieta la senti adesso sul collo, un po' più di fresco, adesso grande doccia per... Aspetta che puliamo bene ancora, abbassiamo bene. Diciamo la vecchia scuola del barbiere, a questo punto per pulire bene arrivava il barbiere che spruzzava il borotalco, asciugava e si toglievano tutti i pelicchi. Certo, tutti i pelucchi, pelucchini, pelucchette. Almeno, a suo dire, io mi ricordo che quando me lo faceva, comunque mi grattava la schiena sì, e mi faceva la doccia. Fa di doppia. Ok. Ancora un ciuffettino qua che non mi garba. Io direi che per oggi ci sia. Trucco, parrucco. Diciamo che sono quelle evoluzioni a volte anche utili per capire se qualcuno decide, qualche fanciulla, mi faccio la rasatura, però poi divertente la rasatura, divertente il momento finché uno tiene la rasatura, ma bisogna poi pensare alla crescita. Alla crescita, sì. La crescita dipende molto dal tipo di capelli, perché ci sono dei capelli molto fini che già a questa lunghezza piegano e riescono a dare, altre che rimangono dritti
altri che si attorcigliano, che si attorcigliano, sì, e fanno un miscuglio in testa che non capisci più una mazza. Quindi nella politica della crescita c'è un periodo dove si può fare i contorni abbastanza corti dando sopra una massa, una vera massa, in modo da poterli poi giostrare, giocare con un minimo di linee, di simmetrie, di lunghezze, per non far sì di avere quella testa veramente tipo gatto morto che sta crescendo, non ha una forma e devi aspettare 6-7 mesi prima di metterci le mani sopra. Mentre così, a distanza di un paio di mesi dalla rasatura totale, si può già impostare un pelino di linea. Certo. Poi crescendo si può passare per altre cose, si può anche poi arrivare al punto dove la crescita sopra arriva ad un certo punto e si può ancora cominciare più corto, sì, qua. Più corto, lasciando lungo sopra, crescono immediatamente. Sì, poi più tagli più crescono, specialmente quelle lì. L'importante è che crescono sopra. Boh, fatti vedere dal buon cielo. Non c'è stato un cambiamento. No, non c'è stato un cambiamento, però direi tra prima e dopo c'è una bella differenza, decisamente. Prima avevi veramente un gatto morto in testa, adesso... Un po' di forma c'è. Sì, adesso c'è un po' di forma. Adesso si sta riprendendo. Il gatto morto. Non era morto. Era apparentemente sonnolente. Sì. Sonnolento. Il dormiente. Ok. Per adesso è ok.